Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare come sempre come al solito vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok e il link che trovate qui sotto in descrizione. Anche se al momento il mio account di Instagram sembra essere ancora scomparso, ma spero di tornare più presto perché mi sto iniziando a spazientire parecchio. Comunque, oggi tanto per cambiare parliamo di Spider-Man No Way Home e parliamo delle prevendite del film in uscita 15 dicembre in Italia e il 17 dicembre in America. Perché questa notte si sono aperte ufficialmente le prevendite in America, hanno pubblicato un nuovo spot in cui non c'è assolutamente niente di nuovo, le stesse scene viste da un'altra angolatura, quindi non mi sto a fare la reaction. Hanno pubblicato due poster, il primo con il Peter Parker con i costumi di Uncoming, cosa che mi ha stupito abbastanza, e poi ne è uscito un altro con l'Iron Spider, forse si sono sbagliati, non si sa. Comunque sono usciti questi due poster, ovviamente anche questi sono terrificanti, sembrano copie incollati con pezzi di render veramente di una bruttezza immane. Non capisco che problemi hanno con i poster per questo film, dato che ne è uscito solo uno semidecente che era lo scorso. Ma comunque torniamo in argomento, perché dicevo, sono aperte le prevendite in America e la situazione è degenerata in tempo zero. Se andate a recuperarvi un po' di tweet di questa notte, vedete come gli americani fossero completamente impazziti, perché i siti delle principali catene cinematografiche sono crashati, gente che non riusciva a comprare biglietti, scleri, tutto bloccato, pagamenti che venivano effettuati ma senza la conferma del biglietto, veramente il delirio più assoluto. E come era prevedibile, purtroppo, se vi fate adesso un giro su eBay potete trovare i biglietti per il primo spettacolo venduti a prezzi inconcepibili proprio, si va anche fino a $2,000-$3,000, prezzi che, per quanto possa attendere con impazienza questo film, non spenderei mai, anche perché così si fa a fare solo il gioco dei bagarini. Come invece la situazione in Italia? Allora, la situazione in Italia sembra essere parecchio complicata e anche abbastanza preoccupante, perché sembra proprio che anche in Italia si sarebbero dovute aprire le prevendite oggi. Cos'è successo però? Tutti i vari siti hanno ricevuto comunicazione ufficiale da parte di Warner Bros., che sì, è Warner che sta distribuendo questo film da noi, dicendo che non potevano far partire le prevendite per la data odierna e che sarebbero state posticipate a data da destinarsi. Infatti io stesso questa mattina ho chiamato diversi cinema, ma anche molti di voi me l'avete detto in live su Twitch ieri, mi avete mandato diversi screen che avete contattato Luci Cinema, il The Space, il vostro cinema della città di fiducia, e tutti hanno risposto la stessa identica cosa, ovvero che le prevendite dovevano partire per oggi, ma hanno ricevuto tutti comunicazioni da parte di Warner Bros. Dicendo che non si poteva far partire le prevendite per oggi e che quindi sarebbero state rinviate fino a nuova comunicazione. Ora, la situazione inizia a preoccuparmi parecchio, perché non capisco, capisco che l'unico motivo sensato per non voler far uscire le prevendite nella giornata di oggi è il pensare ad un possibile rinvio del film in Italia. Il che non vuole dire che ce lo ritroviamo a gennaio, ma molto semplicemente magari lo riadeguano con l'uscita internazionale dell'America. Quindi invece di uscire il 15 dicembre potrebbe uscire il 17. Ora, ovviamente è una mia supposizione, non è nulla di confermato, però anche vista la questione Covid con la nuova variante che sta aumentando i contagi e tutto questo, inizia a temere un pochino. Sta di fatto che al momento le prevendite non sono disponibili. In America sono andate esaurite nel giro di 5 minuti, sono stati rivenduti i biglietti a prezzi spropositati e temo purtroppo che nel momento in cui si apriranno anche da noi in Italia possa accadere la stessa cosa. In ogni caso vi terrò aggiornato. Vi informo poi su Instagram se mi tornerà l'account, lo lascio linkato qui sotto in descrizione, oppure seguitemi su TikTok, anche perché solitamente mandano una comunicazione ufficiale da parte delle agenzie stampa per comunicare l'apertura delle prevendite, soprattutto per questi film così grossi. Tra l'altro, a tutto questo delirio si aggiungono altre due cose secondo me. La prima è che il mercato cinese ha praticamente minacciato Sony e Disney dicendo che non rilasceranno Spider-Man No Way Home nel loro paese a meno che non glielo diano tipo una settimana prima, ovvero il 10. Ovviamente Disney non è che sia così contenta di dargli una pellicola tanto attesa con il rischio spoiler elevatissimo una settimana prima, però al momento sono ancora in questa fase di stallo. La seconda cosa è che diversi di voi mi hanno comunicato che alcune sale cinematografiche, non quelle delle catene più grosse come UCI, The Space eccetera, ma magari quelli più piccoli, se ne sono sbattuti e stanno vendendo comunque i biglietti anche se non potrebbero, il che ha fatto un po' incazzare le altre sale cinematografiche, che infatti alcune hanno fatto
post su Facebook dicendo di tutto quello che è successo, che magari il film potrebbe essere rinviato al 17 e quindi i biglietti che stanno vendendo sono praticamente soldi buttati. Insomma, un delirio assoluto. Sta di fatto che, come al solito, quando si parla di Spider-Man No Way Home è veramente un casino incredibile. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi con un commentino qui sotto, mi raccomando. Iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto. Vi aggiornerò al più presto appena saprò qualche informazione. E noi, come sempre, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao!